Ciao a tutti cari miei e cari amici, sono Skipper, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un breve video che volevo dedicare a Spy Family. Ultimamente tutte le persone con cui parlo si dividono in due categorie, chi odia Spy Family e chi lo ama. Secondo me chi odia Spy Family è perché non gli ha dato realmente un'occasione, perciò faccio questo breve video per cercare di convincere chi ancora non ha visto l'anime o letto il manga di Spy Family a riconvertirsi. E ovviamente anche per tutti gli altri per condividere alcune piccole riflessioni che mi sono venute in mente leggendo il manga. Spy Family è uno dei maggiori successi degli ultimi tempi. In Italia viene pubblicato dalla Planet Manga, è ancora in corso, attualmente in Giappone sono usciti 9 volumi. E da esso è stato tratto un anime eccellente dal punto di vista tecnico e anche del doppiaggio, delle sceneggiature, eccetera, eccetera, che nasce dalla collaborazione tra Wit Studio e Cloverworks. Insomma, non proprio due studi insignificanti. Spy Family parte da un canovaccio molto semplice, per qualcuno probabilmente banale. Il protagonista è la spia Tasogare, nella versione internazionale Twilight, che ha come obiettivo il mantenimento della pace nel mondo. Per raggiungere il suo scopo, e quindi mantenere la pace nel mondo, Twilight deve a tutti i costi entrare in contatto con un certo Desmond, che però sostanzialmente è impossibile da incontrare. L'unico modo per incontrare questo tizio è agganciarlo in una delle feste che vengono organizzate dalla prestigiosissima scuola dove va suo figlio. Però c'è un piccolo problema, ovvero Twilight, ovviamente essendo una spia, non ha una famiglia, quindi deve costruire una famiglia finta, con una moglie finta e una figlia finta che gli permettano di infiltrarsi nella scuola frequentata dal figlio di questo Desmond. In questo modo Lloyd, l'alter ego di Twilight, comincia a cercare prima di tutto una bambina che possa fingere di essere sua figlia. Il destino vuole però che Lloyd, invece che portare a casa dall'orfanotrofio un bambino, una bambina qualunque, trovi la stupenda Anya, che diventerà poi la vera e propria protagonista del manga. Anya non è una bambina come tutti perché a seguito di una serie di esperimenti che purtroppo ha subito è in grado di leggere nel pensiero e proprio usando questa sua abilità riesce a farsi portare a casa da Lloyd. Così però Lloyd ha risolto solamente metà del problema perché deve ancora procurarsi una finta moglie. Per una serie di coincidenze sceglierà per il ruolo di finta consorte l'assassina Yor. Yor infatti in realtà sembra una ragazza come tante, ma è un sicario che però combatte sempre per la pace del mondo e uccide solamente i cattivi che in qualche modo minacciano la serenità, diciamo, e l'equilibrio tra le nazioni. Yori, in effetti, ha anche lei bisogno di una copertura per portare avanti il suo mestiere di assassina, perché i protagonisti vivono in un mondo nel quale le donne non sposate vengono viste con sospetto. Yor, quindi, ignorando completamente la doppia vita di Lloyd, essendo convinta che lui in verità faccia lo psichiatra e abbia una figlia, diciamo, che ha avuto dalla sua moglie, poi purtroppo defunta, decide quindi di sposarsi con Lloyd e mettere in piedi questa finta famiglia. Questo è il canovaccio che dà origine alle avventure di questa famiglia, appunto, finta, dove nessuno sa in realtà chi è l'altro. L'unico personaggio però che conosce in realtà l'identità di tutti e che diventerà la vera protagonista della storia è la piccola Anya. Anya, infatti, potendo leggere nel pensiero, sa che la madre finta è un'assassina e sa che il padre finto è una spia. Nessuno fino a questo momento, io ho letto fino al volume 4, è consapevole, diciamo, della reale identità dell'altro, tranne Anya. Anya però è una bambina, ovviamente, quindi non riesce a capire perfettamente tutto quello che legge nei pensieri dei genitori. E questo darà il via a una serie di equivoci esilaranti. Ora, io capisco l'avversità di tutte le persone che fino a questo momento non si sono mai avvicinate a Spy Family, perché io ero tra quelle. Ciò che non mi convinceva era proprio questo canovaccio, ripeto, all'apparenza molto banale e molto semplice. Diciamo che mi ero convinta che riprendesse un po' delle cose già viste, tipo ad esempio, non so, Gli Incredibili della Disney. Quando poi invece ho cominciato a vedere l'anime e a leggere il manga, mi sono assolutamente ricreduta, perché quello che è il punto di forza di Spy Family è proprio il suo senso dell'umorismo. In un mondo in cui ormai siamo abituati a un intrattenimento basato solo e esclusivamente sulla violenza gratuita e immotivata, Spy Family è un po' un'isola felice, nel senso che è una commedia di altri tempi, se vogliamo dire. Mi ha ricordato un po' le sitcom degli anni 90.
Devo dire che ciò che mi ha convinto più di tutto è il senso dell'umorismo dell'autore. Le battute di Anya sono semplicemente geniali e molto molto raramente, anzi praticamente mai, mi era capitato di vedere un manga così particolare nel quale la protagonista è una bambina di, mi sembra, 5 anni che appunto fraintende, ma in modo sempre originale e mai banale, tutto il mondo che la circonda. È davvero divertente vedere il mondo dal punto di vista di Anya. Ma secondo me c'è un piccolo segreto, un piccolo trucchetto per il quale questo senso dell'umorismo dell'autore funziona particolarmente bene. Per spiegare bene però quello che voglio dire, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Da bambina ero un'inguaribile appassionata di sitcom, credo di aver visto tutte le sitcom che sono andate in onda in Italia negli anni 90 e nei primi anni 2000. I miei genitori cercavano disperatamente di togliermi davanti alla televisione perché credevano che fossero in qualche modo stupide, ma io invece le amavo alla follia. Potrei fare almeno una decina di esempi per comunicare questo concetto, ma prendiamone una che era tra le mie preferite. In Italia, 8 sotto un tetto, in originale Family Matters. 8 sotto un tetto è una serie che riscosse un enorme successo sia in Italia che in America, tant'è che andò avanti per ben 9 stagioni, quindi 9 anni. Era la storia di questa tipica famiglia americana, composta da padre, madre e figli, ma aveva una piccola particolarità. Nel corso della prima stagione veniva infatti introdotto il personaggio di Steve Urkel, che poi in America ebbe talmente tanto successo da comparire in diverse altre sitcom, spin-off, eccetera, eccetera, ma soprattutto ebbe così tanto successo tra il pubblico fino a diventare il vero protagonista della serie. Cioè, da semplice vicino di casa, Steve diventava il protagonista di una sitcom che raccontava le storie di questa famiglia. Questo sicuramente era dovuto alla straordinaria bravura di Jaleel White, che interpretava appunto il personaggio di Steve, che aveva un talento comico assolutamente fuori dal comune. Ma negli anni mi sono convinta che il vero motivo per il successo dirompente del personaggio di Steve non stava soltanto nelle sue doti comiche, quanto anche nel suo background. Cioè, mentre tutti gli altri personaggi del cast di 8 sotto un tetto erano in qualche modo confinati nel loro ruolo stereotipato di membri di questa famiglia perfetta, che poi in realtà non esiste, quindi diventava anche difficile per il pubblico immedesimarsi, non so, nella figlia perfetta della famiglia perfetta o nella madre perfetta della famiglia perfetta, sebbene appunto questi personaggi affrontassero dei piccoli problemi quotidianamente di puntata in puntata, Steve invece era, nel suo essere così fuori dagli schemi, paradossalmente il personaggio più realistico di tutti. Steve Urkel, infatti, in realtà era un ragazzo abbandonato dai genitori, che per un motivo o per un altro di fatto lo lasciavano vivere da solo. E al tempo stesso era un ragazzo, proprio per la sua diversità, perennemente bullizzato a scuola e vittima di scherno da parte di tutti. Insomma, tutti quanti cercano perennemente di liberarsi di Steve, alcuni in maniera benevola perché è un ragazzino appiccicoso e stravagante, qualcuno però anche in maniera malevola proprio perché Steve è in qualche modo un diverso. In altre parole, probabilmente era proprio il fatto che Steve affrontasse e avesse affrontato nel suo passato delle difficoltà in qualche modo più realistiche rispetto agli altri personaggi a renderlo tridimensionale. Era proprio il contrasto tra il suo passato e presente in qualche modo dolorosi e il fatto che lui comunque rimanesse uno che amava scherzare e divertirsi e non se la prendesse mai troppo, era proprio questo a renderlo amabile agli occhi del pubblico. In Spy Family, a mio avviso, viene usato questo meccanismo. Tutti i protagonisti della famiglia Forger, ovvero Lloyd, Anya e Yor, hanno in qualche modo un background doloroso, del quale noi non siamo in questo momento della storia consapevoli, ma sappiamo che c'è. Lloyd, infatti, non fa la spia per divertimento, perché ama la vita appunto misteriosa e così via, o perché vuole arricchirsi. L'unica motivazione che spinge Lloyd a mettere in piedi questa famiglia finta e a impegnarsi così tanto nel mestiere di spia è il fatto che sappiamo che da bambino ha sofferto a causa della guerra e non vuole assolutamente che altri bambini in futuro debbano rivedere la guerra. Purtroppo attuale più che mai. Idem per Yor, non conosciamo nei dettagli la storia di Yor e di suo fratello, ma sappiamo che appunto è cresciuta orfana e che da sola ha fatto del suo meglio per cercare di mantenere se stessa e suo fratello. E anche lei, se fa il sicario, quindi se fa l'assassina, è solo ed esclusivamente per cercare di mantenere la pace nel mondo, che a lei è stata strappata proprio quando era piccola, essendo cresciuta orfana. Ma ancora Anya. Anya è una bambina strepitosa, ripeto, la protagonista indiscussa del manga, che non si perde mai d'animo, è piena di vita, eppure sappiamo che anche Anya ha avuto un passato terribilmente doloroso,
Infatti sono stati fatti degli esperimenti su di lei per renderla una telepate, è orfana, anche lei non ha più i genitori. Però probabilmente è stato anche questo dolore che ha vissuto a renderla così intollerante all'ingiustizia e così motivata nel suo piccolo anche lei a cercare di contribuire alla costruzione della pace nel mondo. Sono tutti quanti accomunati i protagonisti da questo passato fatto di dolore, che in qualche modo appunto contribuisce a renderli più realistici e a creare il giusto contrasto invece con le loro avventure quotidiane, a volte, ripeto, un po' scanzonate al limite proprio del demenziale. Scrivere una commedia, che si tratti di un telefilm, di un film oppure di un fumetto, non è affatto facile. Secondo me è molto più facile scrivere una tragedia e questo probabilmente è proprio il motivo per il quale oggi nessuno vuole più scrivere commedie. Non è facile raggiungere quel giusto punto di equilibrio, diciamo di dolce e salato, che riesce a dare corpo a una commedia fatta bene. Tazzogliendo ci riesce. Bene ragazzi, questo per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, condividete come al solito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!